Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto. Oggi ci concentriamo su Rimini, o meglio su Rimini Nord, per parlare di quello che riguarda il progetto per la nuova piscina comunale, una piscina che si è spostata. Inizialmente il progetto era previsto nella zona di Via della Fiera, adesso invece il progetto è previsto nella zona proprio di Viserba. Noi affronteremo questo tema, che tra l'altro la prossima settimana sarà anche al centro di un consiglio comunale tematico, con Marco Zamagni di Patto Civico. Buonasera. Buonasera. E Gioenzo Renzi, consigliere di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. Tra l'altro, proprio da una sua richiesta, l'avvio di queste, della raccolta firme per arrivare al consiglio tematico, come detto, del prossimo 16 marzo, se non sbaglio. Martedì prossimo. Martedì prossimo. Esatto, sì. 16 marzo. E prima di addentrarci nel dibattito in studio, come spesso facciamo, abbiamo fatto una breve sintesi con alcuni aspetti del progetto e di quelle che sono le critiche che sono state mosse a questo progetto. Allora sentiamo e vediamo il servizio, dopodiché approfondiamo il tema con i nostri ospiti. La nuova piscina comunale di Rimini, accantonato il progetto Acquarena in Via della Fiera, si sposterà a Rimini Nord. L'area scelta dall'amministrazione è quella del parco Don Tonino Bello a Viserba Monte, area sopra via Sacramora, poco distante dal centro studi. Il progetto prevede una zona piscina con tre vasche, una per il nuoto e due per le attività di acqua fitness e abbiamento al nuoto, e 18.000 metri quadrati tra aree verdi attrezzate con giochi e dotazioni per lo sport, aree sgambamento per cani, percorsi pedonali e parcheggio. L'intervento metterà mano anche al contesto urbano con un progetto di riqualificazione e implementazione che coinvolgerà l'attuale parco. Capitolo accessibilità. L'area, spiega l'amministrazione, è facilmente raggiungibile grazie agli interventi di riorganizzazione della viabilità, come quello relativo all'asse di via di Redaua e quello in completamento Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi. In zona dovrebbe poi arrivare anche il prolungamento del metromare. L'investimento sarà di circa 7,5 milioni. Ma se il progetto ha finora trovato il sostegno delle associazioni sportive, che chiedono di fare il più in fretta possibile, non sono mancate le critiche, in particolar modo sulla collocazione. La prossima settimana si svolgerà un consiglio comunale ad hoc, richiesto dalla minoranza, su sollecitazione del consigliere Renzi. Le istanze riguardano la salvaguardia del Parco Don Bello, la raggiungibilità effettiva della piscina anche dalle altre aree della città e i problemi di traffico. Nel mirino della minoranza anche le modalità usate dall'amministrazione, accusata di aver calato il progetto dall'alto senza la dovuta condivisione e con una fretta che viene letta in chiave elettorale. Insomma, il dibattito è aperto. Qualche input l'abbiamo sentito da questo servizio, con alcuni estratti dei vari comunicati arrivati dall'amministrazione, ma anche dalle sollecitazioni arrivate dalla minoranza in queste settimane, anche in questi mesi, diciamo così. Zamagni, io partirei da lei con una domanda che riguarda la decisione appunto di collocare la piscina proprio nella zona di Viserba, nel parco Don Bello. Dunque, io cercherò di essere molto breve in questa, su questa cosa, in modo tale di lasciare poi lo spazio al dibattito, perché suppongo che il consigliere Gioenzo Renzi vorrà sottoporre al dibattito i numerosi punti che lui ha già presentato poi in seconda commissione. E il discorso è questo: bisogna un pelino contestualizzare la cosa dal punto di vista della necessità della città. La città ha una necessità di spazio acqueo importantissimo da decenni. Lo spazio acqua della piscina comunale esistente risale alla metà degli anni 70 e questo impianto qui dietro allo stadio Romeo Neri è un impianto che fa, tra gli 80 impianti sportivi comuni di Rimini, quello che fa più accessi all'anno in periodo normale. Parliamo di 10.000 accessi mediamente anno in periodo no Covid. Quindi poi tra l'altro in uno spazio acqua unico, dove praticamente c'è una difficoltà di gestione, perché ci sono esigenze diverse per le diverse abilità, per le diverse tipologie di sport, per le diverse età. Quindi c'era urgenza di fare questo intervento.
Quindi, fatto questo, e visto anche il trascinamento della situazione dovuto al fallimento della questione Acqua Arena, che non ha fatto altro che ripresentare con 7-8 anni, nei 7-8 anni successivi, lo stesso problema che era nel 2014 quando si è iniziato a parlare della piscina, della nuova piscina comunale. E l'amministrazione ha preso il toro per le corna, diciamo, ha fatto un'analisi dettagliata di quelle che sono le potenzialità del territorio, cioè quali erano le aree che sul territorio avevano conformità urbanistica per essere destinate a questo tipo di intervento, quindi verde sportivo, VS, e tra queste zone del territorio che avevano questa compatibilità urbanistica è andata a selezionare, con l'intenzione di accelerare al massimo questo percorso, quelle che erano di proprietà. Da questa analisi dettagliata è uscito fuori che praticamente la zona di Viserba Monte, quindi quella tra la via Sacramora e il parco d'Antonino Bello, si presta perfettamente a coincide con questa descrizione, cioè quindi aree di proprietà del comune e che hanno la conformità urbanistica. Quindi diciamo che è la zona più adatta per avere i tempi più rapidi, mi pare. Tempi, ma non solo, perché è stata analizzata quindi anche qual era la baricentricità dell'intervento rispetto alle esigenze della cittadinanza. Se noi prendiamo in considerazione il quadrante, diciamo, anche sovracomunale, addirittura provinciale, noi abbiamo delle piscine importanti a Riccione, a San Marino, a Egea Marina. Poi abbiamo il Garden, che ha subito ultimamente un importante potenziamento. Quindi diciamo che proprio la zona nord di Rimini, quindi il quartiere numero 5, era una zona completamente scoperta per queste funzioni, da queste funzioni. E è una zona che ad oggi fa circa 35.000 abitanti ed è vicinissimo, il sito individuato per la piscina, ha un importante polo scolastico che fa in previsione per il prossimo anno scolastico ben 16.000 studenti iscritti. Quindi sicuramente non è stata solo una questione di scelta dovuta alla conformità urbanistica già presente e al fatto che l'area fosse già del comune, ma è dettata anche da oggettivi aspetti oggettivi cogenti, insomma. Quindi è stato, diciamo, questo un agevolato la scelta e quindi la velocizzazione in questa ultima fase dell'amministrazione della scelta del sito. Anche adesso su questo tema, appunto, Arenzi, sul posizionamento abbiamo sentito Zamagni, insomma, una zona che necessitava di un impianto di quel tipo, quella di Rimini Nord, con tutte delle facilitazioni anche dal punto di vista urbanistico legate al parco d'Antonino Bello. Però sul posizionamento mi sembra di capire che la posizione della minoranza e sua in particolare sia molto critica. Sì, allora, innanzitutto una velocissima premessa. Noi siamo innanzitutto d'accordissimo che ci voglia la piscina nella nostra città. La nostra città oggi è dotata di una piscina che fra l'altro non è neanche di proprietà del comune e di proprietà delle province. È limitata ad avere solo 5 corsie, prevede una quantità di utenti che secondo l'assessore Brasini si aggirano sui 10.000 utenti al mese. 10.000 utenti al mese. Allora, quindi la necessità della piscina è fuori discussione. E l'amministrazione comunale parla di piscina fin dal 2014. E usciamo dal fallimento dell'operazione Acqua Arena del 2018 che prevedeva l'insediamento natatorio in via della Fiera, perché il concorrente che aveva vinto, fra l'altro, quel bando, no? Di progetto di finanza si era limitato solo a fare la recinzione. Fra l'altro il principale esponente di quel raggruppamento d'intesa che aveva vinto la gara è stato dichiarato fallito 6 mesi dopo. Ecco, voglio dire, anche qui bisognerebbe fare anche un esame sulle capacità finanziarie di chi concorre per esercitare un diritto a eseguire una determinata opera. E dopo il fallimento dell'operazione Acqua Arena, l'amministrazione comunale, in modo solitario, autoritario, alla vigilia di Natale, il 17 dicembre scorso, ha approvato appunto la delibera che individuava nel parco Don Tonino Bello l'ubicazione della nuova piscina comunale. Beh, noi innanzitutto abbiamo sollevato delle ragioni facendosi carico anche di quello che
e sono le proteste dei residenti attorno al parco Don Tonino Bello, che oggi è usufruito dai bambini ed è usufruito per i giochi all'aperto dall'adiacente scuola dell'infanzia Acquamarina. Vediamo cosa succede in quel parco, perché noi innanzitutto vogliamo salvaguardare quel parco, che è un parco in una zona ad alta densità abitativa, è la zona del Pepe, tra le altre cose. Allora, in questo parco, no? In questa area che sarebbe di 26.000 metri quadri circa, noi vediamo la realizzazione, ecco, della piscina su un sedime di 3.730 metri quadri. Poi a queste bisogna aggiungersi, oltre ai 3.700, i 4.770 metri quadri di parcheggi, no? E sono già 8.000 metri quadri. A questi va giù che a un certo momento insistono sia il sedime della piscina più i parcheggi su già metà parco. Poi l'altra metà del parco è occupata oggi già da una vasca di laminazione di 3.500 metri quadri, una vasca di laminazione con una capacità di 10.500 metri cubi, la cui superficie, fra l'altro, in cemento armato, impedisce la piantumazione degli alberi. Quindi secondo lei l'area non è adatta? Allora, l'area non è adatta perché si mette l'insediamento necessario della piscina in contrasto con quella che è la salvaguardia di un parco. Oltre, altro fra l'altro... Oltre a queste superfici che adesso ho elencato, dobbiamo considerare 1.100 metri quadri di superficie destinata allo sgambamento a cani adulti, 500 metri quadri di sgambamento a cani piccoli, 250 metri quadri per l'anello del parco, l'area destinata per il fitness, insomma sono altri 2.000 metri quadri. In parole povere, su 26.000 metri quadri di quest'area, 14.000 metri quadri vengono occupati in tutti questi modi. 26.000 meno 14.000, riduciamo la superficie del ripetivo a 12.000 metri quadri. Ecco, io dico la sincera verità. Ecco, dinanzi a un'amministrazione che si riempie la bocca di politiche ambientali, di salvaguardia del verde, di tutte queste cose, dinanzi alle proteste dei residenti, un'amministrazione che cala un progetto dall'altro, ancora non ha ricevuto i residenti. Dice che ha incontrato le società sportive. La società... Sì, anche credo la scuola, il mondo della scuola. Il mondo... Allora, qui anche... l'amministrazione ha chiamato alla convocazione della commissione di controllo e garanzia, che ho chiesto modestamente il 26 gennaio scorso, prima di chiedere il prossimo consiglio comunale. Ecco, ha interpellato le società sportive a giochi già fatti. Quando dice l'amministrazione, le società sportive sono d'accordo. Guardi, le società sportive erano d'accordo anche quando la piscina era prevista in via della fiera. Perché le società sportive, dinanzi, vuoi la piscina, sì o no? È logico che rispondano sì. Sono sempre d'accordo le società sportive, perché sanno benissimo che in questa città non c'è ancora questo impianto sportivo. Ecco, questo è un primo dato di fatto. La interrompo un attimo, anche perché lei ha parlato di residenti che stanno protestando, sì, per la collocazione. Ce ne sono anche altri. Oggi ho visto che è stata avviata invece una petizione pro piscina, sì, sempre da altri residenti di riserva. Vorrei distinguere: i residenti che hanno protestato contro la piscina sono quelli attorno al parco, che hanno firmato in 400 persone. Quell'altra petizione mossa oggi è un po' ambigua nel quesito. Vuoi tu la piscina a Viserba, ecco, destinata ai viserbesi? Ecco, non mi sembra un modo molto corretto di porre la domanda, anche quando si fanno le petizioni. La interrompo per sentire appunto anche la replica di Zamagni. Renzi ha portato anche dei numeri sulla piscina e sull'impatto che avrebbe nel parco Don Bello. Zamagni? Dunque, Renzi ha messo sul piatto un sacco di discorsi, io spero di poter rispondere a tutti. Tranquillo. Ho risposte per tutti, le posso garantire, Renzi. Solo che spero di ricordarmi, eventualmente me le ricordo. Magari ci aggiungiamo dopo. Il discorso, parto dall'aspetto ambientale. Due giorni fa c'è stato un incontro con la consulta ambientale, dove erano presenti le associazioni ambientalistiche, a cui è stato presentato il progetto e c'è stato un riscontro positivissimo questo progetto, in quanto il progetto, oltre che prevedere la relazione dell'impianto natatorio, prevede anche una complessiva rivalutazione del parco Don Tonino Bello e una sua trasformazione in modo migliorativo, perché vengono create delle aree fitness per sport all'aperto che dialogano con la parte interna della piscina. Al posto dell'attuale pista sgambamento cane ne vengono create due distinte. Viene creato un parco attrezzato per giochi per i bambini all'aperto. Il tutto viene messo a sistema, questi servizi ed altri che vanno realizzati, con una pista ciclopedonale interna, quindi si parla di una riqualificazione di quel parco. È chiaro che andiamo a perdere 3.400 metri di superficie di verde, ma non è così come la descrive il consigliere Renzi, perché il bicchiere può essere mezzo vuoto e mezzo pieno.
perché in ogni caso viene rispettato lo standard urbanistico che prevede il 60% di superficie permeabile, perché tutti i parcheggi e tutte le strutture che vengono realizzate in pianta stabile all'esterno sono tutte attrezzature che sono state presentate e valutate, che hanno una, tecnologicamente sono permeabili all'acqua. Quindi anche i parcheggi vengono realizzati con tecniche di, non di impermeabilizzazione. Quindi non si perde assolutamente niente di quello che è l'impermeabilizzazione del suolo. E tra l'altro, rispetto alla superficie del parco esistente, che è 2.583 metri qua, 25.590. Il regolamento edilizio urbano prevede che venga rispettato il 60% della permeabilità. Con questo progetto si rispetta il 74%, perché si arriva a 19.000 metri quadrati di superficie permeabile. Poi, adesso dico un'altra cosa, sempre rispetto alla situazione del parco e del verde di quella zona di nord, che esula da questa progettazione, ma in ogni caso è estremamente pertinente per quanto riguarda il risultato effettivo degli interventi dell'amministrazione in quell'area. Sta per partire il progetto di riqualificazione dell'area delle scorderie, lì viene previsto un parco di 2 ettari, 2 ettari di parco che sono a distanza di 300 metri dal parco Don Tinello Bello, quindi quella zona non viene assolutamente privata dalle potenzialità di verde, dalle potenzialità di vita all'aperto, di spazi ricreativi. Quindi questo qui proprio è un discorso che dobbiamo accantonarlo, questo è un problema che va accantonato, perché è stato monitorato ed è sicuramente soddisfatta questa esigenza. Poi Gioenzo, consigliere, si riferiva a cosa ancora? Perché Io ho leccato i numeri di quelle che sono le superfici su cui sono 3.730, i parcheggi sono 4.770, la vasca di laminazione sono 3.500. In ogni caso la vasca di laminazione, anche se non è una superficie impermeabile, è una superficie adesso, verde. Adesso lo dirò. Quindi voglio dire, dal punto di vista, il parco non viene assolutamente snaturato, viene solo riqualificato. Viene solo riqualificato e viene messo in sistema con un altro parco vicino che è a 300 metri di distanza. Quindi non si perde verde, Renzi. Assolutamente. Beh, allora, io dico una cosa, sinceramente. Allora, siamo d'accordo che dove si costruisce la piscina lì si perde il verde, 3.730 metri quadri. No, lì si costruisce, il verde lì non c'è più, no? Allora, perché il collega Zamagni diceva la superficie permeabile viene comunque salvaguardata. Allora, 3.500 metri quadri di vasca di laminazione, no? Sono una realizzazione in cemento armato, interrata, per 3 metri nel parco, 3.500 metri quadri. Ho già detto prima che il tetto di questa vasca di laminazione, no? È ricoperto da una superficie verde di 80 centimetri. Ecco, sopra quegli 80 centimetri non si possono piantare gli alberi, quindi è un verde dimezzato. Anche se adesso l'interpretazione delle ultime modifiche sul RUE, cosa si dice il RUE, cosa dice il RUE, e a che cosa si appella l'amministrazione? Possiamo dare in deroga, cioè si può considerare che anche la vasca di laminazione sia una superficie permeabile. Fatto sta che ci sono 3.500 metri quadri che sono ricoperti dal cemento armato, che c'è solo mezzo metro di terriccio, tant'è che non si possono piantare gli alberi. Così però, altrettanto per i parcheggi, perché si dice sono permeabili i parcheggi? Perché se non li considerassero permeabili sarebbero fuori dagli standard, quindi sarebbe impraticabile anche il progetto. Però io quando parlo di verde effettivo, scusate, ma i bambini giocano sulle aree destinate a parcheggi anche se queste vengono considerate permeabili? Io parlo di verde effettivo che non c'è, è un verde dimezzato quel verde lì. Da in parte non si recupera con lo stradone mercatale, che mi sembra in parte... Allora, lo stradone mercatale che lì c'è a terra, anche questa è una grande balla raccontata, perché sotto lo stradone mercatale ci sono ancora gli ampliamenti della vasca di laminazione, ci sono le condutture della vasca di laminazione, ci sono i pozzi di sollevamento della vasca di laminazione. Quindi non prendiamoci in giro, c'è metà parco, è occupato dalla vasca di laminazione. Allora, quando fu fatta la vasca di laminazione negli anni 2000, ERA si impegnò a riqualificare il parco. Quel parco, ancora, da allora, aspetta la riqualificazione a verde, come dice il collega Zamagni. L'unica cosa che hanno fatto, hanno messo 2 legni per indicare 2 porte in superficie. Ecco, quella sarebbe la grande riqualificazione del parco, perché al di là di un boschetto non si può fare nient'altro.
Poi, a parte quindi lo snaturamento di un parco, e io mi meraviglio che questa sinistra, che tutto l'anno la fa lunga, da Greta in poi, che bisognava fare le grandi battaglie ambientali, prima ha massacrato il Parco della Cava con la realizzazione di 14 palazzine per realizzare quello che doveva essere prima un auditorium e poi la piscina che non è stata realizzata. E vediamo là cosa si è ridotto, no? Perché in quello che il parco, noi abbiamo avuto un centro commerciale Conad e tutte le palazzine in riva al lago. Adesso snatura il parco qua, snatura il parco qua. Poi, oltre al problema dello snaturamento del parco, c'è anche il problema dell'accessibilità a questa ubicazione della piscina, perché questa piscina è accessibile solo dalla via Sacramora, da nord, perché anche con il nuovo senso unico che hanno approvato oggi e attuato l'amministrazione comunale, la via Sacramora è percorribile solo da nord a sud, no? Quindi dalla via Sacramora si volta in via Baroni e si accede alla piscina. E chi non ha la possibilità di utilizzare la via Sacramora, no? Deve praticamente utilizzare la statale Adriatica. Allora, per quelli che vengono dall'altra parte della città, teniamo ben presente che a Rimini Nord ci stanno 30.000 persone, comprendenti Torre Perdera, Viserbella e Viserno, è vero con le Casamagna? Sì, 30-35. Nell'altra parte della città ci sono 120.000 abitanti. 120.000 abitanti, voglio dire, ma ci rendiamo conto? Cioè, io gli dico, per uno di Miramare che vuole andare nella piscina comunale, gli conviene prendere l'autostrada? Ma cos'è? È una modalità seria, praticabile? Ecco, io dico solo. Sentiamo Renzi allora cosa ha da dire il suo collega Zamagni sul tema della viabilità in questo caso e dell'accessibilità della piscina. Sì, però io voglio riprendere solo un minuto il discorso del vero. Prego. Prima, perché continuiamo a far finta di ignorare quello che ho detto prima. C'è il cemento armato, c'è il cemento armato. A 300 metri di distanza viene realizzato un parco di due ettari. Il cemento armato certamente c'è, ma sta di fatto che la superficie che lei ha detto che non è stata computata, in realtà è stata computata, perché dai 25.000 metri, se lei toglie i 4.000 metri dalla vasca di laminazione e toglie i 3.000, fanno 19.000 metri verdi. Io dico solo che bisogna... Superficie verde di progetto... Sì. 12.000, percorsi permeabili di progetto in materiale drenante... La tecnologia va avanti. Ah, tutto drenante, però il verde scompare. Viene avanti il cemento armato. Perché, ma dove va il cemento? Qui non c'è cemento armato. Ah no, la scuola cosa la fanno? Col la verde? La piscina. Ma sono 3.400 metri su 25.000. Ho capito, ma non c'è la vasca di laminazione? Ma l'intervento va fatto in ogni caso, la piscina va fatta, viene fatta. Si sacrificano questi metri, ma a fronte della riqualificazione complessiva di tutto il resto e con un nuovo parco a 300 metri di distanza. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di due ettari di parco a 300 metri di distanza. Cioè, beh, io posso capire. Ma questo è un altro discorso. Come un altro discorso? Ci sono delle risorse in ballo, il comune deve giustamente gestire le risorse che ha al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini. Ha queste risorse e le mette in gioco e poi le gestisce nel modo, secondo me, corretto, perché andare a riqualificare un parco di 25.000 metri quadrati, sottraendone per un impianto di queste dimensioni 3.500 e andare a creare a 300 metri di distanza due ettari di parco, a me sembra una cosa ridicola impuntarsi su questo argomento. Allora, io poi sugli altri argomenti continuiamo a discutere. L'accessibilità viaria è importantissima. Allora, tutta l'accessibilità viaria di quel contesto viene completamente rivista. Io adesso mi faccio faccio il giro dell'orologio, se vengo da Torre Pedrera, quindi dalla zona nord di Rimini o Bellarise e Marina, poi senza considerare il discorso di quello che deve andare da Miramare in quella piscina lì, quello di Miramare non è un cittadino di serie B rispetto a uno di Viserba, però è chiaro che quello di magari quello di Miramare si orienterà sulla piscina di Riccione. Noi dobbiamo andare a coprire un fabbisogno territoriale enorme. Ma chi l'ha detto? Perché uno deve cambiare comune. Ma chi l'ha detto? Perché io sono di Miramare, devo andare per forza nella piscina del comune di Rimini, non posso andare in quello del comune di Riccione, cioè siamo a questo livello. Noi dobbiamo dare al territorio i servizi di cui c'è la necessità e in un'ottica complessiva provinciale. Quello è il punto, e l'ha riconosciuto anche lei, su cui andava realizzata la piscina, l'ha detto anche lei questo, poi ha sollevato delle altre questioni su cui possiamo discutere, il fatto che si poteva pensare a acquisire le aree vicino al baseball al rugby di Rivabella, su questo possiamo discutere, ma su questa cosa del verde e dell'accessibilità del cittadino di Miramare non me ne voglia il mio amico Mirko Muratori, però sicuramente non sta in piedi questo discorso. Parliamo della viabilità allora. La viabilità... Faccio il giro dell'orologio attorno alla sede della piscina. Se vengo da nord e voglio andare in quella piscina lì, scenderò dalla statale Adriatica,
in via Marconi e andrà sulla via Sacramore, che la via Sacramore nella sua configurazione definitiva sarà riqualificata, messa in sicurezza, limitata la velocità e il doppio senso di marcia la via Sacramore sarà, non sarà senso unico. Quindi scendendo da via Marconi... Io prendo atto dei provvedimenti, sì. Sarà. È un gruppo, va bene che adesso è un gruppo civico che si chiamerà Sarà, ho capito, no, va bene. No, io le dico quello che sono a voi affiancato, Sarà. La pianificazione territoriale che è della viabilità che il Comune di Rimini sta prevedendo. Mi sposto verso mare, mi metto sempre venendo dalla zona nord, tutto l'asse Domenicone, Serpere, Caprale, Mazzini, che andrà sia nel sottopasso di via Genghini, sia nel nuovo sottopasso di via Miserini, sì. Va sulla Sacramore. Vengo dalla zona nord di Rimini, sud di Rimini, vengo dal cimitero, faccio la via Sacramora. Dalla via Sosti viene previsto il metromare, il prolungamento del metromare che dalle celle arriverà fino in via Beltramini. Se vengo da sud, sempre dalla piscina, entro dallo svincolo e scendo in via Beltramini. Quindi la piscina è perfettamente raggiungibile a giro d'orologio. Tutti i quadranti della città possono tranquillamente raggiungerla. È chiaro che se lei vuole fare un impianto nuoto baricentrico alla città di Rimini, lei tira due diagonali, me la fa la firma, è baricentrico rispetto alla città di Rimini o rispetto alle esigenze dei cittadini di Rimini? Io mi preoccupo della baricentricità del servizio di un quartiere che ha 35.000 abitanti e un centro studi con 16.000 studenti, secondo me, già da solo soddisfa la necessità della presenza di quell'impianto. Sentiamo se Renzi allora, ribatte. Io ragiono con il presente, con quello che fa l'amministrazione. I film del futuro non li posso interpretare, non posso giudicarli, i film del futuro. Il doppio senso di marcia, l'amministrazione ha adottato un senso unico pochi mesi fa, tra le altre cose. Un senso unico che è anche assurdo, va bene. Voglio dire, il metromare, se andiamo avanti con i tempi della realizzazione della tratta di metromare Rimini-Riccione, fra 40 anni vedremo il metromare che raggiunge la piscina, fra 40 anni, perché quel metromare deve passare in sede protetta sul Ponte dei Mille, sulla via Matteotti, sulla via 23 Settembre, ecco, è tutta una cosa che vogliamo vedere come verrà realizzata, per me molto discutibile. Si doveva fare una tratta che arrivava in fiera, poi si è allargato il progetto, in ogni modo. Io dico solo una cosa, questo per quanto riguarda l'accessibilità, per quanto riguarda il verde, e qui la chiudo, allora il RUE ha definito impermeabili quelle superfici con sottostanti solette di cemento armato. La vasca di laminazione è una struttura impermeabile, però la si può considerare derogabile da quella che è la norma. Non è vero, ma è stata scorporata. Allora, la si considera derogabile, in ogni modo, perché non si possono piantare gli alberi? Ma perché c'è la soletta di cemento armato? Zamagni dice che non è conteggiata nel verde. Non è contemplata. No, ma perché insiste su un punto che non esiste? In ogni modo, ho detto, vengono occupati in quella superficie verde 14.000 metri quadri con altre destinazioni. Questo è un dato di fatto. Io dico una cosa, per quanto riguarda l'ubicazione, nel rispetto di quel quartiere, di quel parco, che prevedeva di essere usufruito quel parco dei bambini, che poteva essere prevedeva di essere usufruito dalla scuola dell'infanzia, io dico una cosa, invece di collocarla lì, è in una posizione assurda anche dal punto di vista della accessibilità, teniamo presente che arriveranno in quella zona lì, dove c'è il parco Don Tonino Bello, non meno di 500-600 auto al giorno, non meno, ecco, pensate all'impatto ambientale che quella infrastruttura comporta in quel parco. Allora, questo è un terzo tema, al di là del verde, dell'accessibilità, sì. Il tema dell'impatto del traffico. Dell'impatto, ecco, e dico una cosa, cosa avevo proposto con la mia mozione che è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale prossimo? Che la infrastruttura della piscina venga ubicata in quell'area che è quella del centro sportivo di Rivabella con i campi del baseball e del rugby, un'area che è stata acquisita e riqualificata grazie
all'acquisizione dei diritti di superficie dalla proprietà a favore del Comune di Rimini. Ecco, questa fra l'altro mi sembra una collocazione molto più accessibile in un contesto dove non ci sono impatti ambientali, perché siamo tra il cimitero e, diciamo, e la tratta ferroviaria, quindi non ci sono impatti di alcun genere. È un'area immensa, un'area enorme, che non è prevista certo a residenziale eccetera eccetera, e che quindi la proprietà può essere interessata a cedere al diritto di superficie a favore del Comune di Rimini in cambio di un corrispettivo, come succede anche per le altre aree. In concludendo questo discorso qua, la piscina non può essere considerata una struttura di quartiere che favorisce l'accessibilità solo per quel tipo di quartiere, ma deve agevolare l'accessibilità di tutto il resto della città. E così anche la sua collocazione deve avvenire all'interno, come struttura importante, di un polo sportivo, per essere accessibile, visibile, per essere veramente a disposizione di tutta l'utenza di una città. Sentiamo Zamagni anche sul tema, insomma, i due temi sollevati da Renzi, sia quello relativo all'impatto del traffico su quel quartiere per via della presenza della piscina, sia la sua ipotesi alternativa. Allora, io purtroppo, siccome ho un'anima verde, io mi sono occupato per anni di ambiente e quindi so quello che dico. Vorrei farle passare queste immagini dell'attuale parco d'Antonino Bello e di come sarà dopo. Questo qui è un parco. Dopo sarà, lo vedrai dopo. No, ma vediamolo come adesso. Con le 600 auto che arrivano in quel parco, allora, tutti i giorni. 600 auto, supponiamo che arrivino 600 auto. Anzi, 1000 auto. Supponiamo 600.000 auto al giorno, distribuite dalle 8 delle mattina alle 10 di sera. Quante auto sono allora? Che impatto ambientale può avere questo? Ah, non lo so, lì c'è il centro sociale anziani. Ma cosa c'è? Ma non vanno mica a parcheggiare le macchine dentro il centro sociale anziani, ci sono dei parcheggi. Io sono particolarmente sensibile alla tematica ambientale, tant'è che in molti interventi... È grave approvare allora da parte tua questo tipo di progetto. No, assolutamente no, perché io... mi sono informato sulle tecniche che vengono utilizzate per la gestione delle aree di sosta e via andare. Perché anche in altri contesti del Comune di Rimini io mi sono praticamente preoccupato che d'ora in avanti le aree di sosta siano realizzate in materiali drenanti e assolutamente che non vengano più fatti i lavori di questo genere, dove abbiamo praticamente una, non dico cementificazione, ma una asfaltatura di grandissimi appezzamenti di terreno. Per quanto riguarda invece il discorso dell'area di Rivabella, io ho seguito con attenzione sia il discorso in commissione, sia il percorso di questa cosa in maggioranza, sia altri momenti su cui si è discusso da piscina. E ho sempre condiviso pienamente quello che ha detto l'amministrazione. A parte questo discorso di Rivabella, dove io sinceramente vado un po' contro quello che prospettava l'assessore Brasini, che ha detto anche in commissione che se si fosse potuto fare Rivabella avrebbe fatto volentieri. Io invece non la penso così, perché io penso che Rivabella sia molto più difficile da raggiungere della zona, di quella zona lì di Viserba. Per quanto riguarda l'area di Rivabella, nella realizzazione del nuovo impianto rugby, per la presa in... mi sfugge adesso il termine. Per la presa, diciamo, di un flusso di terreno in superficie del Ceschine, si è dovuto... Per acquisirlo. Per acquisirlo. Sì, il diritto di superficie. Si è dovuto uscire con una cifra esorbitante per un diritto di superficie che... Nel conteggio economico della fruizione dell'impianto rientrerà entro 10 anni. Fra 10 anni poi saremo di nuovo lì a rifare di nuovo il diritto di superficie. È stato preparato un conteggio approssimativo di quello che poteva essere il costo del diritto di superficie dell'area Ceschina Rivabella per l'azione dell'impianto. Non bastava un tempo di ritorno economico di 30-35 anni per coprirlo. Fra 30-35 anni saremmo stati lì di nuovo a dover ripagare quel diritto di superficie. Se, avendo appena ammortizzato i costi, perché i costi di diritto superficie andrebbero a sommarsi ai costi di realizzazione, di progettazione e di andare, quindi era questa proposta sì che avrebbe portato alla realizzazione della piscina a tempi molto più avanti, perché avrebbe richiesto tutto il tempo necessario per stipulare la convenzione con la proprietà, e tutto un percorso amministrativo complicatissimo. Non solo, quell'area non è a destinazione urbanistica verde sportivo, ma semplicemente verde, quindi c'era anche in mezzo una variante urbanistica, quindi le complicazioni per accedere a quel tipo di intervento in quell'area lì sarebbero state tali che, altro che
il 2 anni in cui noi probabilmente potremmo... Perché appunto il tema della tempistica, sì. Quale dovrebbe essere la tempistica di questo nuovo progetto? Per avere la piscina. La piscina dovrebbe essere finita per l'estate 2013. 2023. 2023, mi scusi. Saliamo sulla DeLorean di Ritorno al Futuro. 2023. Renzi. Ma io dico solo una cosa. Allora, tutta sta fretta, allora, che adesso invoca l'amministrazione. Non è fretta, poi... L'amministrazione ha perso dal 2014 a oggi, sono passati 7 anni. Certo. Adesso ci vogliono 3 anni per realizzare questa piscina, no? Alla fine sono 10 anni. Allora, per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti di superficie, questa cifra esosa che adesso faceva presente il collega Zamagni è una cifra di pagamento di un canone annuo di 40.000 euro. Allora, è la stessa cifra che noi paghiamo per un parcheggio dalla Conad nel piazzale Tiberio del Borgo San Giuliano, 40.000 euro. Anche lì noi paghiamo la Conad per avere ottenuto in concessione la disponibilità di posti auto, gli diamo 40.000 euro. Quindi 40.000 euro non mi sembra, diciamo, una somma eclatante, no? E quindi questi sono, cioè, se si ritiene di poter dire che quello è veramente un polo sportivo e non vogliamo fare una struttura, come ho detto, isolata, inaccessibile, non visibile, sconosciuta al resto di tutta la città, ecco, noi allora per questo io ho proposto di fare l'inserimento di quella struttura nel circolo sportivo, nel centro sportivo di Rivabella, dove sarebbe fra l'altro più facilmente possibile e comunque più visibile. Dirò di più, non c'è solo poi il problema dell'accessibilità, dell'ubicazione, c'è poi il discorso del progetto. Il discorso del progetto è un progetto veramente limitante, datato, mediocre nell'interesse della città. Noi siamo ancora al punto di riproporre un progetto di una vasca di 25 metri. Voglio dire, sono le misure che ha il Garden, ha il centro sportivo Garden a Rimini. Allora, voglio dire, Rimini con i suoi 155.000 abitanti sarà indubbiamente un po' più importante di Riccione, che ha una vasca di 50 metri, sarà più importante di San Marino, che ha una vasca di 50 metri, che hanno 35.000 abitanti. Quindi anche sul piano dei costi, se questi costi vengono tranquillamente ammortizzati dal comune di Riccione con 35.000 abitanti e da San Marino, io penso che si possa anche pensare a un impianto natatorio con una vasca di 50 metri che consenta di poter realizzare, di poter vedere svolte gare internazionali di nuoto, eventi, che consenta anche altre specialità come il nuoto sincronizzato, come prevedere anche la pallanuoto, prevedere anche i tuffi da un trampolino. Un progetto che lei non condivide anche nella sostanza. Assolutamente, nel progetto in sé. È un progetto che non fa l'interesse della città, degli sportivi. Ci restano 5-6 minuti. Turistica. Ci restano 5-6 minuti, direi botta e risposta più serrato anche nelle risposte. Io chiederei a Zamagni prima una battuta sul progetto e poi sul tema della tempistica, della fretta che diceva Renzi. Allora, sul progetto non concordo assolutamente con quello che ha detto Renzi, perché è stata fatta un'indagine di mercato e tutte le associazioni che praticano sport acquatici nel territorio comunale hanno espresso la loro preferenza per un impianto di questo genere. Non è vero che c'è fretta, perché l'amministrazione comunale è ben conscia del fatto che è in ritardo su questa cosa, perché la piscina era già in previsione dalla precedente giunta Agnasci nel mandato del 2011 e nel 2016 è stata ripresentata tramite Acquarena. Il ritardo dovuto al fallimento dell'impresa ha traghettato questo problema, che era già presente nel 2011, nel 2014, al 2021. Quindi l'amministrazione ha preso il tono per le corna e ha già cominciato dallo scorso anno, a settembre, la consultazione con le società presenti sul territorio che si occupano di discipline sportive. Quindi non è che questa cosa è calata dall'alto, la mattina l'amministrazione si è svegliata e dice adesso facciamo la piscina e facciamo una delibera di giunta. È stata iniziata la consultazione, è stata presentata la possibilità di realizzare un impianto con le caratteristiche di Acquarena, però in un altro sito, e le associazioni sono state perfettamente d'accordo. Hanno suggerito loro di non praticare il percorso della piscina dai 50 metri, perché i costi della piscina di 50 metri, oltre a raddoppiare i costi della realizzazione, rappresentano poi un raddoppio nel costo della gestione. Ed è solo perché cosa? Per gli eventi sportivi internazionali, i grandi eventi, mentre noi abbiamo bisogno di una piscina che faccia quei 10.000 ingressi e che sia fruibile tutti i giorni, non per i grandi eventi.
Noi sul territorio abbiamo già tre impianti da 50 metri, da 50 metri. Uno a San Marino e due a Riccione. Non aveva nessun senso andare a realizzare un impianto di 50 metri anche a Rimini. A Bologna ci sono due impianti a 50 metri nella città di Bologna, non dico nella città di Rimini. Quindi la presenza di impianti da 50 metri sul territorio di Rimini, della provincia di Rimini, è già più che sufficiente. Per quanto riguarda invece le discipline, la vasca grande della piscina di Rimini ha un fondo costante di 2 metri ed è adatta a tutti i tipi di discipline, ovviamente esclusi i tuffi o lo sport in buca per le attività che si deve al subacqueo. Quindi nuoto, tutte le discipline del nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, queste tutte attività che sono praticabili dentro la piscina che verrà realizzata a Viserba. E questo sull'aspetto tecnico. Poi abbiamo due corpi vasca, altri due corpi vasca dentro la piscina. Una da 6x10 che con una profondità variabile da 1,5 a 1,8 e una più piccola da 60 centimetri per l'acquaticità dei bambini. Quindi diciamo l'impianto è previsto per tutti. Non c'è stata per tutte le tipologie di possibili fruitori e non c'è stata fretta, dice lei, ma tempistiche dettate da una serie di condizioni. No, non c'è stata fretta perché il Comune ha cercato di recuperare questo ritardo che si è trovato servito su un PA. Purtroppo si è trovato servito causa il fallimento di Acquarena, il prezzo di Acquarena, dove il Comune, ripeto, è parte lesa. Cioè, il Comune non è partecipe di questo fallimento, anzi è parte lesa. C'è ancora un dibattito in sede civile e quindi il Comune in quella sede non la poteva più realizzare, ma fortunatamente io dico questo punto, perché dal 2014 ad oggi, quando era previsto quell'impianto lì ad Acquarena, le esigenze della città sono cambiate, perché nel frattempo è stata realizzata un'altra vasca anche al Garden, e ricordiamoci che il Garden è un impianto che poi... Anche se vado a memoria, mi sembra che ci fosse qualcuno anche nella stessa maggioranza che all'epoca, nel 2014, chiedeva fosse realizzata a Rimini Nord la piscina. Mi sembra di ricordare. Sì, è meglio non ricordarle voci. Queste cose, perché gli esponenti del PD di Rimini Nord, a cominciare dall'assessore Morolli, votava contro a un ordine del giorno del collega Tamburini, che chiedeva lo spostamento dalla piscina a Rimini Tamburini Nord. Del Movimento allora votava contro, adesso invece sostiene la piscina. Allora votava contro, questo per dire il gioco delle parti. Renzi, l'ultima battuta. Un'ultima cosa, dico solo una cosa. Allora, per quanto riguarda le preferenze della società sportiva, ho già detto prima, la giunta guidata dal sindaco Gnassi, come solito in modo molto autorevole e solitario, ha convocato le società sportive 2 mesi dopo, le ha convocate il 3 febbraio, il 17 dicembre ha approvato il progetto, le ha convocate 2 mesi dopo per dirgli questa è la nuova piscina. No, prima a settembre è stato convocato le società sportive. Io dico la verità, questa è la risposta che mi ha dato l'assessore alla mia interrogazione, dicendo che le società sportive sono state coinvolte il 3 febbraio. L'interrogazione, voglio dire, la giunta ha approvato il progetto il 17 di dicembre, perché le hanno convocate il 3 febbraio per dire, questo me l'ha detto l'assessore, convocate, ma il confronto con le città sportive è cominciato dal mese di settembre dello scorso anno. Va bene, il confronto con le città sportive è da 10 anni che dura, che lamentano che non c'è la piscina in questa città. Infatti, per quanto riguarda i costi, io dico solo una cosa, ma se i costi se li può sobbarcare, come dicevo, Riccione e San Marino, che hanno 35.000 abitanti, Rimini con 155.000 abitanti non è in grado di sopportare i costi? Ma questo è ridicolo, questo qui è veramente assurdo, che noi Rimini, che dovremmo salvaguardare gli interessi di Rimini capoluogo turistico, dei nostri alberghi che potrebbero lavorare con una piscina di 50 metri veramente soprattutto nei periodi di bassa stagione, che dovremmo soddisfare gli interessi degli sportivi riminesi, no, ci accontentiamo di una piscina dimezzata quando potremmo quadriplicare l'utenza. L'ultima cosa le volevo dire, io non ho detto che Rimini non può sopportare i costi, ho detto che ha fatto una politica costo-beneficio adatta a soddisfare queste esigenze. Che l'amministrazione dice che in una provincia di 350.000 abitanti avere quattro impianti. Come Rimini sarebbero stati 4 da 50. Compreso con bisogna andarlo però a fare la domanda agli albergatori e agli sportivi. Mi piacerebbe sapere che gli albergatori. Martedì prossimo la seduta di consiglio comunale tematica su questo tema. Ma come minoranza, cosa pensate di ottenere quel giorno? Cioè, mi sembra che la situazione sia già definita. Dico la verità, noi innanzitutto abbiamo chiesto il consiglio tematico, sottoscritto da altri colleghi della minoranza,
per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della piscina, perché qui l'amministrazione, il sindaco Gnassi prima di tutti, è abituato a scodellare sulla testa dei riminesi quello che gli passa per la mente, senza alcun confronto. Non solo il sindaco non viene in consiglio comunale in 5 anni, si conto sulle dita veramente delle mani quante volte è venuto in consiglio comunale, proprio non gliene frega assolutamente del consiglio comunale, non ha nessun rispetto per il consiglio comunale, ma anche tutti i provvedimenti che vengono presi di nascosto dal consiglio comunale, fregandosene del consiglio comunale. Ecco perché noi abbiamo chiesto il consiglio tematico, perché la città comunque deve sapere cosa questa amministrazione sta combinando su un'infrastruttura importante come la piscina, per la quale i riminesi tirano fuori di tasca loro 7,5 milioni. No, non è la piscina pagata da Morolli, da Gnassi, da Sadegolvade o da Brasini, li tirano fuori tutti i riminesi. Renzi, questa... volevo lasciare l'ultima battuta a Zamagni prima dei saluti. Proprio per questo, perché è l'amministrazione comunale che paga questa piscina. Perché l'amministrazione comunale... la paga la città, la paga... non l'amministrazione comunale, con i soldi dei riminesi. Però io quando dico amministrazione comunale intendo il fatto che il processo è tutto in mano all'amministrazione comunale, nel senso che non dobbiamo più passare attraverso il project financing, ma l'amministrazione che fa il bando di progettazione è l'amministrazione che farà poi il bando di realizzazione e il bando per la gestione. Quindi il processo è governato dall'amministrazione comunale. È ovvio che lo pagano i cittadini. Lo paghiamo tutti quanti. Questa è una delle novità, il fatto che ci siano più bandi e non... Sì, ci sono 3 bandi separati, adesso è partito quello della progettazione per 280.000 euro, poi ci sarà il bando per la realizzazione e il bando per la gestione. Questo permetterà all'amministrazione comunale di tenere sempre le redini di questo processo e quindi di arrivare a un obiettivo. Scorporandolo in questa maniera è molto più semplice che affidarsi un progetto. Quindi ha sconfessato quello che ha fatto 3 anni fa l'amministrazione. Non è che ha sconfessato, purtroppo... Perché prima prevedeva il progetto di finanza, ma adesso lo alimenta con le risorse dei cittadini. Renzi, ma per forza prima procedeva, era un altro momento in cui c'era questa opportunità, è fallita, ma non è colpa del Comune di Rimini se questa cosa è fallita. Ah no, chi l'ha scelto l'interlocutore? È parte lesa il Comune di Rimini. Ma chi l'ha scelto l'interlocutore senza neanche valutare la capacità finanziaria? Direi che le posizioni sono ben chiare. Se non l'amministrazione. Sia l'una che l'altra, noi siamo arrivati in chiusura e questi 3/4 d'ora sono volati e martedì prossimo poi continuate. Continuiamo il dibattito e il confronto. Avete già un punto di partenza. Ringrazio Giorenzo Renzi, Fratelli d'Italia, Marco Zamagni di Patto Civico. Noi ci ritroviamo con Fuori dall'Aula la prossima settimana. Grazie, buonasera. Grazie.